Il cinema del pensiero, siamo all'interno dell'auditorium dell'Università di Napoli, San Giovanni a Teduccio, aspettiamo Maurizio De Giovanni questa mattina e Antonella Di Nocera, parleremo di cinema e di trasposizione del pensiero. Seguite il servizio. Ragazzi, cosa vi aspettate da questa giornata? Di vedere un bel film che ci trasmetta qualcosa. Lo stesso. No, sono un po' emozionati, chiaramente, è la prima volta che state davanti alla telecamera, lui è giovanissimo, guarda lui. Anche ci si aspetta anche qualcosa sia sociale che mentale per vederci un bel film. C'è un po' di Forrest Gump in tutti quanti noi, stamattina rappresenti praticamente non solo l'editoria ma rappresenti soprattutto una parte della cultura partenopea. Sì, io abbastanza indegnamente. Molto degnamente, vengo, io ti seguo grazie, veramente tanto. Grazie, vengo a parlare ai ragazzi di un film che è straordinario, che al di là del successo enorme di pubblico e di critica che ebbe con 6 Oscar, con 10 Golden Globe credo, ha avuto e ha ancora un impatto fondamentale. Forrest Gump è la storia piccola nelle storie grandi, cioè il riflesso della storia con la S maiuscola nella vita delle persone, perciò credo che possa essere molto interessante per i ragazzi vederlo in questa prospettiva. L'affermazione delle diversità sostanzialmente? Anche, la è la semplicità. La semplicità che costituisce poi alla fine anche il segno di una grandezza, cioè Forrest Gump è teoricamente un handicappato, però un handicappato di grandissimo successo, quindi questa è una cosa che secondo me è anche molto educativa. Daniela D'Andrea ha portato qua un bel gruppo di ragazzi, cosa vi aspettate da questa importante giornata comunque di comunicazione più che altro? E ci aspettiamo che praticamente i ragazzi capiscano realmente la diversità, tra virgolette, proprio perché la visione di questo film è un film sul diverso, tra virgolette, per cui poiché noi siamo per l'inclusione, quindi per l'integrazione e l'inclusione anche di persone che nella norma possono essere considerati diversi. Forrest Gump aveva precisato una vita intensissima, l'unica diversità è che correva più veloce degli altri. Esatto, l'unica diversità è anche che veniva preso in giro poi, insomma, per questa sua particolarità, se vogliamo dire così. Stavamo a telecamere spente dicendo Antonella Di Nocera, straordinaria assessore alla cultura del Comune di Napoli, ha fatto benissimo, stai continuando a fare bene con cultura e informazione. E formazione. Sì, soprattutto sono le cose che faccio ormai da quasi 30 anni in questa città, con sempre l'obiettivo di coinvolgere attraverso l'educazione e la formazione i giovani in una visione della cultura, della città, della propria identità che favorisca la crescita di ognuno di noi. Queste mattinate di cinema qui all'Auditorium di San Giovanni sono innanzitutto una grande apertura verso questa oasi straordinaria che l'Università Federico II ha creato in questo territorio, che è un'eccellenza straordinaria, un tesoro di tutti noi ed è quello che io ribadisco ai ragazzi, e sono l'occasione di incontrare scrittori come oggi Maurizio De Giovanni, registi, professori che hanno introdotto i film e hanno destato quel pensiero sul cinema che noi cerchiamo di valorizzare ogni volta con il nostro lavoro.